Eccoci di nuovo qua ragazzi, e visto che sono in vena stasera volevo farmi un'altra missione di Big Smoke, perché ho come l'impressione che magari ci faccia, insomma, sia uno di quelli che comunque ci sta facendo andare avanti molto nella storia per poter sbloccare la città, come vi dicevo nell'altro video. E quindi voglio aumentare il progresso del gioco proprio anche per questo motivo qua. E anche se adesso voglio intripparmi un po' nelle prossime voglio intripparmi un po' nei territori, perché se li lasciamo un po' andare così va a finire che poi cominciano a conquistarceli e cominciano, insomma, a rompere il cazzo, e bisogna averne più possibile per far capire che siamo, insomma, che siamo presenti. Saltiamo il dialogo. Raccattiamo un po' di soldi e armi. Comunque devo dire, ragazzi, che me la sto giocando abbastanza bene, nel senso che comunque finora non ho speso chissà cosa in armerie. Bene o male sono riuscito sempre a... Certo, è sempre uno sbattimento perché mi sbatto parecchio, alla fine... Oh, muori, cazzo! C'è da dire che mi sbatto sempre parecchio, che c'è ogni nemico o... parecchi, insomma, che ammazzo, sto sempre lì a raccattare tutte le armi come un idiota, però alla fine ne vale la pena, ragazzi, perché comunque a cazzo guida lui, perché comunque insomma tutto ciò mi ha permesso di non spendere praticamente un cavolo, cioè ho speso veramente pochissimo, sarò stato tipo una o due volte in armeria a comprare qualcosa. Muori, cazzo! Dobbiamo stare attenti al radar perché ci possono comparire anche da altre strade. Eccolo qua, ad esempio, l'esempio. Dai. Ragazzi, lo so che sembro un po' un handicappato nella mira, ma sto usando l'analogico della Play e è troppo sensibile. Devo vedere di trovare un altro sistema per... o comunque fare più pratica, perché appena lo sfioro, cazzo, va a mille sto coso. Minchia, ragazzi, questo è grosso, eh. Qua dobbiamo cercare di farlo secco subito l'autista, perché sennò questo qui ci fa il culo, eh. Muori, cazzo. Dai. Thank you.
Bella ragazzi, bel numero. A volte poi ragazzi c'è anche la culata che magari becchiamo il serbatoio di uno di queste moto o comunque delle macchine, è una figata quando becchi il serbatoio perché esplode con un colpo. Wow. Non so se avete notato i proiettili che abbiamo con la mitragliatrice, adesso questo qui bisogna vedere se ce li lasciano, nel senso che io la mitragliatrice, come vi dicevo prima, non ce l'avevo e non la sono andata neanche a comprare, e infatti la cagata. In quella missione, siccome si svolgeva tutta quanta insomma in sparatoria sulla moto, ci hanno dato un casino di proiettili, c'erano tipo 9.000-10.000 proiettili, e infatti missione terminata, che adesso abbiamo appena finito, la nostra mitraglietta è tornata normale, in senso abbiamo 30 colpi, 50 caricatori o viceversa, non mi ricordo. Comunque, morale della favola, prima non avevo la mitragliatrice, adesso ce l'ho, quindi comunque qualcosa ci abbiamo guadagnato. E niente ragazzi, abbiamo terminato anche questa missione, è stata divertente come sparatoria, soprattutto sparare lì da dietro la moto. E abbiamo migliorato anche l'abilità di fuoco con la mitraglietta mentre siamo a bordo di una moto. E anche questa è fatta ragazzi, ci vediamo alla prossima missione, ciao a tutti.